ECMA 2015, nel nostro stand Jules Clusel, il pilota del Mondiale Supersport, quasi campione del mondo. Quasi no, ma alla fine questo mondiale secondo me è stato per noi sfortunato, sì, ma adesso possiamo pensare a 2016 che tutto sembra buono e io sono motivato a manetta. No, infatti ho detto quasi campione del mondo proprio perché purtroppo una brutta caduta ti ha impedito di lottare proprio quando ormai il titolo non era lontano. Certo, ancora dovevi vedertela con Kenan Sofoglu, però sarebbe stata una bella lotta. Purtroppo una brutta caduta. Cosa ti sei procurato in questa caduta? Quante fratture? Perché io ho perso un po' il conto. Sì, brutta caduta. È stato in prove a Jerez. E alla fine mi sono rotto tibia peroné di gamba sinistra e peroné di gamba destra e ho due placche, 15 viti sulla 15 viti alla gamba sinistra e basta. Adesso è solo due mesi, ho recuperato molto velocissimo. Motivazione io c'è sempre e alla fine sono già pronto per andare in moto. Sì, infatti non parliamo più di questo incidente, c'è stato, hai recuperato appunto in due mesi, ci avrei messo due anni probabilmente, comunque va bene così, la tua motivazione come dicevi è sicuramente grande, anche perché fra poco si ricomincia, addirittura mi dicevi che tu proverai la MV tra pochi giorni a Jerez. Sì, in due giorni sono già in test con la moto e abbiamo due giorni, lunedì e martedì a Jerez e dai, ho la pista dove mi sono rotto ma... alla fine dobbiamo ricominciare lì. Ricominci da dove ti eri momentaneamente fermato. E sai già se c'è qualche novità sulla moto? Sai più o meno cosa dovete provare? Ci sarà uno sviluppo della tua F3? Penso di sì, chiaramente andrete avanti a svilupparla e a migliorarla. Sì, sì, adesso è il momento che si sta lavorando. Abbiamo già idea da un po' di tempo. Vediamo a Jerez che succede, che novità c'è. Ma sicuro che la moto è nata benissimo e possiamo fare sempre meglio. Quest'anno secondo me possiamo fare molto meglio, alla fine potevi giocare il mondiale con problemi che è stato all'inizio stagione e poi con la mia alla fine stagione senza finire la stagione. Si potevi, allora l'anno prossimo sicuro che possiamo e facciamo sempre il maximum che la squadra e anche io. Quest'anno hai avuto un inizio, mi ricordo, un po' difficile, qualche problema tecnico che ti hanno fatto perdere un po' di punti, poi hai recuperato alla grande, poi alla fine c'è stato questo problema, però ecco, il prossimo anno, se come dici tu avrete un pochettino più di continuità, qualche problemino in meno, veramente sei uno dei piloti da battere. Sì, per sfortuna alla fine... Io penso, e non ne penso, è stato così, sempre ho stato il più veloce di tutta la stagione. Errore, ho fatto quasi zero errore prima della caduta a Jerez. Peccato, ma la vita è così, potevi andare ancora peggio e alla fine basta, è passato. Sicuro che è stato qualche problema, ma alla fine abbiamo trovato soluzione a metà stagione. MV ha fatto un lavoro buono e se potevi vincere anche così. Poi l'anno prossimo riparti da zero e secondo me loro e anche io possiamo trovare le soluzioni per avere tanti punti d'avvantaggio prima della fine di stagione per finire più tranquillo la stagione. Sì. Esatto, un po' più tranquillo diciamo. Anche perché grosse novità in Supersport, no? Il prossimo anno correrete assieme alle Stock, quindi in alcune gare europee partirete anche in 40, credo, non lo so quanti saranno, unendo Stock 600 e Supersport. Nell'extra europee invece sarete un po' di meno, però cosa ne pensi tu di questo mischiare un po' la Stock con la Supersport? Una cosa positiva o come la vedi tu? La vedi che è un po' pericoloso secondo me, perché ci sono piloti che secondo me in campionato europeo sono un po' lenti e sì, giovani che non hanno esperienza e secondo me su qualche pista, sull'acqua per esempio, puoi prendere più di 10 secondi e
Per me non lo so se è la soluzione, vediamo. Poi 40, secondo me 40 moto in pista è quello che succederà. Per spettatore secondo me non è male. Poi da capire chi è primo e chi prende un giro o no è un po' anche difficile secondo me. Ma vediamo, alla fine hanno fatto così perché secondo me hanno pensato. Vediamo se funziona, poi il regolamento ha cambiato anche, c'è una novità sul, di più sull'elettronico che adesso è più standard senza traction, che secondo me non lo so sia il futuro, perché secondo me traction e anche sicurezza normalmente è più il futuro. Io non sono molto per quello, ma poi vediamo come va. Hanno fatto quello per soldi, per, che costa meno per le squadre e anche per la Superstock, per venire con noi. Vediamo che succede, come funziona, se tutti sono contenti, ma vediamo. Gli avversari più o meno sono sempre gli stessi, però si è aggiunto Krumenacker, che penso sarà un bel avversario, no? Che viene dalla Moto2, credo. E, però saranno sempre te, Sofoglu, Krumenacker, Zanetti, lo stesso, quindi e Jakobsen, insomma, non mancano i tuoi avversari. No, ci sono sicuro. C'è Maias anche con la Yamaha, che secondo me lui a fine anno ha già lavorato senza traction, ha fatto fino a anno così. Poi lui sa, Kenan Segur che è il mio avversario principale, ma non mi fa paura perché ho fatto tutta la stagione con lui a Battaglia e ho visto come i piloti, secondo me lui va ad andare forte con il nuovo regolamento, Jakobsen lo conosce anche, poi Zanetti, poi l'hai detto, c'è anche Krumenacker che sta arrivando, che lui ha girato anche con la Moto2 l'anno scorso e che conosce la moto senza traction. Poi la moto è molto diversa, non possiamo fare il confronto perché io sono venuto anche della Moto2 e le moto sono molto diverse e pesa molto meno la Moto2, il telaio molto più rigido, le gomme sono diverse anche, motore c'è molto più potenza sulla Supersport. Non conosce tutte le piste, no. Perché? E anche non conosce tutte le piste, no? Vediamo, dobbiamo, secondo me la chiave dell'anno prossimo è regolarità, pazienza e andare forte ma non senza rischiare troppo. Una costanza di rendimento ad alti livelli, diciamo, senza... Sì, di più, perché gara sul bagnato possiamo averlo, senza traction poi andare un po' difficoltà. So, dai, proviamo di stare molto forte, pronto prima della prima gara. Adesso io sto recuperando tutto della caduta che ho avuto. Le test sono qua la settimana prossima, poi abbiamo l'inverno per riprendere la forza. Anche la tonalità muscolare, credo. Sì, che è quello che mi manca adesso. Ma secondo me il mese di dicembre mi aiuterebbe. Dicevi tu vieni dalla Moto2, poi hai corso in Superbike con la Suzuki, ora sei in Supersport, in MV c'è anche una Superbike, ci pensi nel futuro oppure qual è il tuo obiettivo più avanti? Ora l'obiettivo è vincere il mondiale Supersport, ma dopo cosa ti piacerebbe fare? Sì, adesso sono concentrato molto su quello progetto, poi vediamo, la famiglia MV Agusta mi piace, mi sento molto buono. È come una famiglia, molto. Ho fatto tante squadre e alla fine mi sento benissimo con Giovanni Castiglioni, la mia squadra anche, i meccanici che avevo avuto l'anno scorso sono le stesse anche per l'anno prossimo. Adesso fa 3 anni che lavoriamo insieme e quello è importante anche. Sì. La squadra cambia un po' con Forward che sta arrivando. Le conosci anche perché ho fatto 2 anni con loro in Moto2. Sì, in Moto2. Sì. Basta, è una categoria, la Supersport, che mi sento molto bene con la famiglia MV Agusta, che sono appassionati tanti anche, che hanno una storia grande. E io sono ancora qua perché volevo vincere il mondiale per loro.
È quello che ti auguriamo, quindi un grande in bocca al lupo e poi ci vediamo nelle prossime prove o a Phillip Island. Crepi, crepi. Ciao, grazie tanto. Quattro concept e quattro chiavi di lettura. Ecco cosa Honda vede all'orizzonte nel futuro della moda. Spirito urban con il City Adventure, Africa Twin Adventure Sport, Café Racer con la CB4 costruita attorno alla CB650.